Daniela Rossetti, coordinatrice provinciale di Azione. Oggi pomeriggio banchetto in Via delle Torri. Come stanno procedendo le iniziative itineranti della sezione triestina di Azione? Ma guarda, stanno proseguendo sempre meglio, devo dire la verità. Infatti adesso abbiamo deciso di fare il banchetto ogni sabato, quindi ci vedrete in vari punti della città. Il prossimo sabato saremo di nuovo qui in Via delle Torri, perché c'è ombra e bello fresco. E la gente ha voglia di partecipazione, iniziano a sentire che le elezioni si stanno avvicinando, quindi chiedono, si informano, hanno voglia di discutere su vari aspetti della città, il decoro urbano, il verde pubblico, le piste ciclabili, il problema dei giovani, la demografia che è un problema notevole di queste città, bisogna trovare una soluzione. E quindi sono molto molto contenta, c'è spazio e pensiamo di poter fare molto bene. Ovviamente una domanda anche sulle prossime amministrative: come si sta ponendo Azione rispetto alla coalizione centro-sinistra che sta creando, se ci sono le condizioni al momento per entrare in coalizione e nel caso non ci siano, quali altre possibilità si prospettano? Ok, allora noi è già da settembre, quando abbiamo fatto i banchetti per il no al referendum sul taglio dei parlamentari, che lavoriamo con Più Europa e continuiamo a portare avanti questa collaborazione in modo assolutamente strutturato e fattivo. Quindi quello è un qualcosa di assodato. Dopodiché tu mi dici la coalizione di centrosinistra, ma in realtà io questa coalizione stento un po' a vederla, vedo tante anime che hanno voglia di andare in modo abbastanza indipendente. Noi come Azione rappresentiamo tutta quell'area liberale, liberal-democratica, che finora non si è riconosciuta in nessuno dei partiti esistenti, che quindi finora, diciamo, ha votato il meno peggio, oppure non ha addirittura votato. Ecco, noi daremo rappresentanza a tutte queste persone, alle persone che vogliono una città migliore, con più energia, più bella, più attrattiva, dove i giovani possano stare bene, dove tutti possano stare meglio.